nuovo video. Allora, in questo video faremo 4 easy Halloween makeup per appunto questo Halloween. Come un po' ogni anno portiamo 4 trucchi semplici da fare. Esatto, ne facciamo 2 per 1. Quindi vi spiegheremo velocemente i passaggi, anche perché sono trucchi molto semplici con cose che abbiamo, rossetti rossi, matite nere, eyeliner, quindi c'è cose molto easy, non che devi andare a comprare. E da ricreare in poco tempo. Last minute, quando non sapevo proprio più cosa fare. E quindi niente, vi lasciamo al video. Ok, eccomi qua, per prima farò il primo trucco, ovvero il trucco del vampiro. È un trucco molto semplice, come avete potuto vedere. Oggi ho messo le mollettine, quindi direi di iniziare subito con la base. Allora, per questa base, visto che la voglio bella coprente, voglio mettere questo fondotinta di She Glam, troppo bellino. Utilizzo la colorazione Sand e iniziamo subito. Questo è super coprente, vi giuro, è bellissimo. Quindi, fondotinta. È molto strano perché io non metto mai tipo il fondotinta, cioè metto solo il correttore poi nei punti in cui ne ho bisogno, ma non faccio mai la full face tipo. E poi vado ad applicarlo col suo pennellino, sempre il She Glam. Ok, base fatta, un po' dal video si vede che ho tomato il fondotinta, però dal vivo è molto meglio, cioè l'effetto è letteralmente più levigante ma non mascherone. Quindi, secondo step, contouring. Adesso vado a sfumare. Contouring fatto, adesso procediamo con la cipria. Andiamo a riscovare le mie vecchie palette che tengo appunto per questi eventi. Vediamo se ho un nero, mi sembra di sì. Eccolo qua, infatti è mezzo finito. Sinceramente vi potete un po' sbizzarrire come volete, basta prendere un pennellino piccolo e vado appunto a prendere un po' di nero. Vado a scurire la parte esterna, un po' così a caso, e la parte inferiore. Adesso con la matita nera andiamo a delineare tutti i contorni, cioè all'interno dell'occhio. Ho fatto anche una righetta con sempre la matita all'interno e all'esterno. Ho pulito un po' l'eccesso qua e adesso proseguiamo. In realtà, come potete vedere, è molto semplice anche perché non c'è niente di così preciso. Ok, ho fatto tutti e due gli occhi. Adesso vado a mettere le ciglia finte. Comunque, tralasciando Halloween, questo trucco sarebbe molto carino. Eppure non lo faccio mai, cioè non uso mai ombretti, che secondo me in realtà valorizzano molto di più gli occhi rispetto al solito eyeliner. Comunque, proseguiamo con le ciglia, perché voglio fare qualcosa di abbastanza extreme. Se ovviamente volete una cosa più semplice, andate con il mascara. Ma secondo me Halloween è proprio bello, perché possiamo sbizzarrirci, quindi direi che vado a mettere le ciglia. Queste sono enormi, quindi adesso valuto cosa utilizzare. Per adesso lasciamo così e proseguiamo con la matita rossa per fare tutte le venature sotto gli occhi. Ecco così, facciamo tutte delle lineette un po' irregolari. Eccole. Faccio anche l'altra parte. Ok, adesso andiamo con il rossetto rosso per accentuare il rosso appunto. Adesso per le labbra voglio fare una cosa un po' diversa, ovvero prendere la matita nera e andare a fare tutto il contorno delle labbra. Ecco qua. Adesso matita rossa, vado sulle parti esterne. Ora un po' di rossetto rosso. Dato che adesso è tipo di un altro colore. Devo dire che queste labbra sono proprio da vampira. Mi piacciono tantissimo. Adesso ho fatto queste due lineette sempre con il rossetto per ricreare il sangue, quindi potete farlo benissimo con il rossetto rosso oppure col sangue finto. Però adesso aspetto e vado a mettere le ciglia finte. Ciglia messe, abbiamo praticamente completato il make-up. Vado a definire un attimo le sopracciglia. Ora vado a sistemare un po' i capelli.
Ok, allora, eccomi qua per fare il make-up di leopardo. Allora, io ho già fatto un po' la base. Ho soltanto messo il correttore, la cifria e poi ho messo tutto il contouring. Quindi l'ho messo qua alla fronte, agli zigomi e al naso. A parte questo, non ho fatto altro. Come prima cosa, io partirei dalle macchie del leopardo. Quindi le faccio tutte sulla fronte così e anche qua sugli zigomi con una semplice matita nera. Ora vi faccio vedere un po' come le faccio e poi faccio tutto in time-lapse. Per fare le macchie io faccio tipo due semicerchi, allora tipo uno, così un po' più grande quello sopra e un altro un po' più piccolo sotto. Via, continuiamo. Allora, io le ho fatte un po' tutte della stessa dimensione, forse era meglio se ne facevo anche altre più piccole, quindi qua ne faccio magari una più piccola. Adesso continuo, faccio tutto il resto del viso con la matita nera, vi lascio il time lapse e dopo coloriamo tutte queste macchie con l'ombretto marrone. Ok, ho finito tutte le macchie, questo è il risultato per adesso. Adesso devo mettere l'ombretto marrone al centro di ogni macchia. Quindi prendiamo un pennellino e un marrone tipo questo e andiamo a colorare tutto. Ok, finito anche questo, io passerei con l'eyeliner. Allora, io farei un semplice eyeliner, poi dopo faccio anche la righetta all'interno dell'occhio per fare l'occhio più da gatto, appunto. Ho finito di fare l'eyeliner, adesso prendo di nuovo la palette degli ombretti e con questo pennellino qua, l'ho preso un po' più rigido rispetto a quell'altro, vado a fare tutta una linea che parte dal naso e va tutta fino agli occhi, con questo marroncino qua più chiaro. Quindi parto dal naso e lo lascio proprio così, senza sfumarlo. E adesso senza aggiungerne altro faccio un po' così, così si sfuma dentro, così lo coloro anche. Ora leggermente, proprio col dito, un po' così, metto un po' di ombretto bianco per fare il contrasto tra il marrone e il bianco. Ovviamente io ho fatto prima l'eyeliner e poi l'ombretto perché mi trovo meglio in questa maniera, perché metti sbaglio l'eyeliner. Non sto a distruggere anche l'ombretto. Però, se voi vi trovate meglio a fare come andrebbe fatto, appunto, prima ombretto e poi liner, fate bene. Adesso prendiamo di nuovo la matita per gli occhi e facciamo la riga sotto gli occhi. Ecco qua, allora, questa non è waterproof, quindi magari può durarmi poco. Dopo magari la ripasso. Il risultato per adesso sta venendo bene. Adesso passiamo alle ciglia finte. Allora, ho preso queste qua, sono strafolte e belle lunghe per far risaltare proprio gli occhi. Ovviamente vanno tagliate perché sono lunghissime. Le taglio sia un po' qua e anche da quest'altra parte. E queste, come vi pare a voi, cioè se volete le mettete, se no mettete il mascara. Quindi prendiamo la prima ciglia. Cioè, vedete, sono enormi, quindi vanno per forza tagliate. Tagliere un bel pezzetto così. E anche da quest'altra parte. Ok, messi in un occhio, questo è l'effetto con le ciglia senza. Ecco qua la seconda ciglia pronta e adesso andiamo a metterla. Messe anche le ciglia finte, sono troppo belle, cioè sono enormi, però per i trucchi Halloween sono top.
Proseguiamo con il naso e la bocca. Allora, prendo di nuovo la matita nera, faccio la forma del naso e lo coloro tutto in questa parte in fondo e poi mi faccio il labbro superiore sempre nero. Finito di colorare questa parte del naso, adesso continuo facendo una riga per unire le labbra. E adesso passiamo alle labbra. Allora, per le labbra non serve seguire la parte sopra del labbro. Finito di fare il labbro superiore, adesso faccio due linee così, una qua e una di qua. Queste due linee è meglio farle con l'eyeliner, così diventa un po' più preciso, perché devono essere anche fini. Abbiamo quasi finito il make-up, per il labbro invece inferiore, prendo di nuovo il correttore e lo faccio tutto nude. Potete lasciarlo sia così, proprio nude e basta, o metterci il gloss. Però insomma, il risultato è questo. Qua ho finito il make-up, spero che vi sia piaciuto, a me piace un sacco il risultato. Adesso vi lascio al terzo make-up. Eccomi di nuovo qua per ricreare il terzo make-up, ovvero il Joker. Non fate caso agli occhi rossi perché mi sono struccata dal precedente make-up. E adesso iniziamo subito a ricreare il Joker. Prima cosa che vado a mettere ovviamente è il mio amato fondotinta di Shiglam, che per questi trucchi è essenziale. Come sempre al video sembra che ho mascheroni tipo quelli che fanno su TikTok. Comunque vi assicuro che dal vivo non è così, fortunatamente. Adesso proseguo con il contouring. E adesso cipria. Adesso blush. Non fate caso a questo tatuaggio che è una prova dei tatuaggi che ho preso di Joker. Non l'ho ancora detto, però ad Halloween farò il Joker, quindi questa sarà praticamente la mia prova per il mio futuro trucco vero e proprio di Halloween. Era tutto un set di tatuaggi, niente, l'ho provato a fare e funziona. Adesso sistemo le sopracciglia con un gel, che è questo qua. Io utilizzo quello di Essence, però potete ovviamente utilizzare quello che volete. E adesso che abbiamo completato la base, possiamo iniziare finalmente col trucco vero e proprio, ovvero la parte più divertente. Allora, siccome io appunto, come vi ho detto, farò il Joker ad Halloween, avevo comprato una palette su Shiglam con il viola, il verde e tutte le cose che mi servivano appunto per il make-up. Soltanto che ovviamente il mio pacco è in ritardo. Spero bene che mi arrivi, perché se no sono un po' in alto mare, soprattutto per quello che devo mettere. Allora oggi, per rimediare un po' la situazione in caso non mi dovesse arrivare il pacco e comunque per fare questo video, ho deciso di andare a comprare questi due prodottini che sono la matita viola e il mascara verde. Cioè, sono super curiosa di questo mascara verde perché mi sono sempre chiesta, guardando i video del make-up di Joker, come facessero a fare quelle sopracciglia verdi. Essenzialmente non c'è un video dove vi spiega. Alcuni mettono il correttore e poi vanno a colorarle con l'ombretto, altri mettono la colla, però, raga, boh, sinceramente non lo so. Adesso noi andremo a provare con questo, se poi sarà un fail, proveremo in altro modo. Se funziona, lo utilizzo anche per i capelli, perché anche per i capelli avevo comprato questo. Per fare appunto i capelli colorati, qua ci sta il verde, non si vede bene, ma è verde. Sono praticamente dei pettinini per fare i capelli verdi. Adesso, se però questo funziona, utilizzo anche questo per i capelli. Adesso vediamo. Allora, verde e verde, diciamo che è molto pastoso. Siccome non ho trovato l'ombretto viola, utilizzerò una matita. Io vado a sfumare la matita con questo pennellino che è piccolino, però comunque un po' più rigido rispetto a quelli da sfumatura. Dalla mia solita palettina super colorata vado a prendere questo rosa e lo vado ad applicare appunto all'interno.
tutto rosa, viola, adoro, raga, adoro. Comunque adesso proseguo col mettere un po' di chiaro qua, proprio vicino all'interno dell'occhio. A colorare tutta questa parte. Ho caricato un po' il telefono, mi sono portata leggermente avanti mettendo la matita e ho fatto le codine. Adesso si va un po' di mascara. Ho spostato lo specchio e adesso andiamo a fare la riga qua viola. Ho fatto questo e ho pensato, magari c'è un lato giusto e uno sbagliato, però non so perché me lo vedo meglio qua. L'ho fatto e adesso mi vedo meglio con questo di qua. Anche perché di qua ci devo scrivere ha ha ha. Quindi tolgo e rifaccio di qua. Eccoci qua, con la parte giusta. E adesso, raga, rossetto. Ok, raga, la mia batteria era esaurita, quindi mi sono portata un pochino avanti e ho fatto le scritte haha. Vabbè, niente di che, in realtà ho fatto solo questo, basta prendere un eyeliner. Niente, fate così e scrivete ahaha dappertutto, dove vi pare, non c'è una regola. Ho fatto il TikTok nel frattempo, perché stavo appunto registrando con due telefoni, e mi sono dimenticata di fare la J. Ok, arrivato a questo punto, i capelli. Allora, li ho già un po' bagnati e dato che devo mettere il gel, ho sfruttato l'occasione per mettere la mia maschera sulle lunghezze. Quindi gel, portandoli tutti indietro. Se volete potete portare davanti un ciuffetto corto, tipo così, se vi piace, se no lo levate. E con il mascara si possono fare grandi cose. Letteralmente 2 euro dal cinese e ve la cavate così all'ultimo momento. Cioè il colore che lascia comunque è sufficiente per avere i capelli colorati, anche perché non so quanto possono colorare quelli che ho comprato io. Ecco qua il make up finito, secondo me è bellissimo, poi col costume fa tutta un'altra scena secondo me. E andiamo a provare questa cravattina che comprata per sicurezza, in realtà non mi serve il mio costume, però se dovesse starci bene. Ecco qua, raga. Ok, allora, eccomi qua per fare l'ultimo make-up di questo video. Andrò a fare il teschio rosso, quindi ho preso la matita rossa per disegnare da una parte tutto il teschio e poi ho preso tutti i brillantini, tutta questa scatolina con brillantini, andrò a prendere quelli rossi e poi sul disegno vado anche a mettere questi. Allora, per fare prima ho già fatto la base e ho messo le ciglia, quindi questa è l'unica cosa che ho fatto. Adesso andiamo subito con la matita. Io ho questa qua che in realtà è per le labbra, però va bene anche per disegnare il teschio. Ok, ho colorato tutta questa parte, non sono stata a spiegarvi esattamente come andava fatta, perché a spiegarla è davvero complicato, insomma, quindi vi ho fatto vedere tutto il pezzo del video con calma. In alcuni punti ho colorato un po' meno, tipo sotto l'occhio dove c'era già il correttore, però non importa perché tanto dopo andiamo a mettere tutti i brillantini. Adesso continuiamo, devo fare qua la forma dei denti, quindi andiamo a fare qua una riga, ora vabbè, è avanzato poco spazio, e ci facciamo i denti. Finito di fare anche questa parte, adesso coloriamo il naso.
Una volta finito tutto il disegno, adesso è il momento dei brillantini. Andiamo a prendere la colla e i brillantini rossi. Quindi adesso ripasso su tutto il disegno, cioè ovviamente pezzo per pezzo, se no la colla si secca, la colla per le ciglia finte. Faccio un pezzetto così, con molta pazienza, con le pinzette andiamo a mettere i brillantini. Dopo non so quanto tempo sono arrivata a questo punto, ho messo tutti i brillantini così. Ci ho messo tantissimo tempo. Adesso mi manca il naso. Ok, adesso che abbiamo messo finalmente tutti i brillantini, manca l'ultimo step, ovvero mettere il rossetto rosso. Qua con il trucco tutto finito, questo è il risultato. E niente, alla fine è un trucco semplice, solo che bisogna avere molta pazienza per mettere tutti i brillantini. E niente, spero che vi piaccia. Allora, i nostri trucchi sono finiti, spero che vi siano piaciuti e comunque che siano risultati semplici da Sì, ricreare. scriveteci nei commenti quello che avete preferito. E da cosa vi travestirete? Io quest'anno farò la zucca. Vi faccio disegnare, no, sul serio, vi faccio disegnare alla pancia Bello però una raga. zucca e vi faccio io. Mi sono già fatto dai Travestì. pensieri. Invece di truccarsi la faccia, Mi si sono trucca la truccata la pancia. pancia di zucca. Basta. Però Muoio. bello perché te può conservare con tutte le foto. Il figliolo in futuro poi vedrà che Sì. tipo ad Halloween era travestito da zucca. Bellissimo, vabbè. E quindi niente, ci vediamo al prossimo video. Ciao! Ciao.